Eccoci qua ragazzi, domenica 27 novembre, proviamo a fare un commento di quello che sta succedendo ai mondiali. Non so come sarà l'immagine perché sono in un punto che c'è una forte luminosità, non so come verrà, ma comunque io tanto quello che interessa è quello che dico più che altro. Allora, ieri innanzitutto, cioè in questo mondiale noi abbiamo visto una cosa che va sottolineata, cioè che a un certo livello l'errore tecnico te fa perdere la partita. Perché il Qatar contro l'Ecuador, perdendo 3-1, stava giocando una partita veramente gagliarda, stava andando a riposo sullo 0-0, nonostante la pessima prova, anzi scusate, il Qatar giocava con, non giocava con l'Ecuador, giocava con il Senegal, scusate, con l'Ecuador aveva perso all'esordio 2-0. Ma contro il Senegal, che in attacco secondo me ha dei problemi che lo porteranno all'eliminazione, ha veramente giocato una bella partita. Però alla fine del primo tempo avete visto questa palla in area, piuttosto semplice, il difensore catariota che vuole rinviare, incespica sul pallone, cicca proprio, come si diceva una volta, cicca completamente l'intervento. La palla resta lì, arriva con un treno il Salernitano Boulaye Dia, e porta in vantaggio il Senegal con un punto di svolta della partita che risulterà poi determinante al di là del rigore poi non dato su Afif, che avrebbe dato la possibilità, forse perché poi i rigori vanno anche segnati, al Qatar di pareggiare. Stessa cosa è successa ieri in Argentina-Messico con no, scusate, in dunque, la Polonia giocava con l'Arabia Saudita. In Arabia Saudita-Polonia con il gol di Lewandowski, con la partita ancora aperta sull'1-0 che viene chiusa da questo mancato stop purtroppo del difensore arabo. E mi dispiace perché l'Arabia secondo me ha giocato una grandissima partita. E purtroppo loro hanno sbagliato questo rigore sull'1-0, diciamo che purtroppo quell'errore tecnico gli ha segati completamente, gli ha segato le gambe e conferma quello che stavo dicendo, una prima riflessione che facevo su queste partite, che a livello del campionato del mondo o a livello di Champions League, eccetera, l'errore tecnico non è contemplato, cioè qua o sta a giocare a pallone, o sta a stoppare la palla come Dio comanda, o esci, e così sarà. Ora, l'Arabia ha ancora un'ultima partita dove si giocherà le sue residue possibilità, ma per come ha giocato ieri, cioè anche meglio che con l'Argentina, perché ieri ha giocato tutta la partita, con l'Argentina ha giocato molto bene il secondo tempo, ma anche male il primo, anche se li ha messi spesso in fuorigioco. Poi un'altra cosa che è emersa nelle partite di ieri, è una cosa importante nel gioco del calcio, cioè che il portiere, ragazzi, in un torneo, in un campionato del mondo, quello che sia, è determinante. Ieri il portiere della Polonia, Szczęsny, che noi della Roma conosciamo molto bene, attuale portiere della Juve, fa una parata sul rigore di Aldasari, ma non tanto sul rigore quanto sul tapin, chiamiamolo, sul secondo tiro dell'altro giocatore del Qatar, che è una roba di una difficoltà, ragazzi, pazzesca. Perché Aldasari va sul dischetto visibilmente emozionato, cioè lui ha pagato lo scotto di un giocatore che ha segnato già nel 2018 all'Egitto, al 95esimo tra l'altro, ha segnato il gol importantissimo del 2-1, un gol storico contro l'Argentina. Quando è andato lì l'abbiamo visto a testa bassa, l'abbiamo visto incerto, non guardava in faccia al portiere, un po' tremolante. Io ho detto ammazza come è emozionato questo, ma mi sa che lo sbaglia. Non ha tirato bene Aldasari, ha tirato con timidezza, cioè senza angolare troppo il tiro. Para Szczęsny che ha intuito, ma lì il portiere è a terra. Questa arriva e tira.
benissimo, non bene, perché non tira raso terra dove comunque può chiudere lo specchio, tira diciamo di piattone destro dal basso verso l'alto, ma anche molto forte. Chesney riesce a rimettersi in piedi e sulla sua sinistra, diciamo, riesce ad alzare sopra la traversa. È una cosa di una difficoltà pazzesca. Cioè, provateci voi. Quando giocate a calcetto, non dico a alti livelli, giocate a calcetto, vi fate tirare un rigore sulla destra, vi buttate sulla destra e respingete in avanti. A questo punto voi provate a vedere in quanto tempo ci mettete a subito rimettervi in piedi e gettarvi alla vostra sinistra, il tiro alla centrale molto forte. È difficilissimo, cioè devi avere un'esplosività proprio impressionante. Sono chiaramente atleti che hanno delle doti anche fisico-atletiche che sono diverse da quelle dell'uomo comune, no? È chiaro che se arriva a certi livelli, tante volte uno dice, ma perché nel calcio è importante la testa, ci arriva quello che ha la testa e tutte queste storie qua, sì, ci arriva anche chi ha la testa, però soprattutto ci arriva chi ha delle doti fisiche, atletiche superiori. Ragazzi, questa è la realtà. Per giocare in porta oggi ce ne vogliono di caratteristiche. Quindi, diciamo che in queste partite, vedendo giocare il Brasile e la Polonia, in me che sono un tifoso della Roma, aumenta la tristezza, la malinconia di avere avuto questi giocatori che erano giocatori della Roma, che sono stati fatti partire con troppa superficialità, perché Alisson e Szczęsny fondamentalmente sono stati, io credo di poter dire tranquillamente, i portieri più forti della storia della Roma, insieme a Peruzzi, che ha giocato molto poco però nella Roma, quando subito alla Juve, ma subito si vedeva che è un portiere fenomenale. E Peruzzi è stato un grandissimo portiere, ragazzi. Poi naturalmente ci fu Franco Tancredi, lo sto guardando fuori dalla finestra perché sono in una zona di campagna dove c'è una specie di piccolo incendio, spero che siano solo, che stiano facendo bruciare qualcosa, mi sembra un po' troppo il fumo, vabbè. Quindi noi abbiamo avuto Tancredi, grandi portieri, Konsel, che però anche lui è stato poco, è stato un anno solo, se non ricordo male, un anno e mezzo, non mi ricordo bene, che anche quello è un ottimo portiere. Poi abbiamo avuto Peruzzi, che è stato pochissimo, Alisson e Szczęsny. Poi abbiamo avuto qualche portiere che abbiamo amato molto, per esempio Cervone è un portiere molto amato dalla tifoseria, però tecnicamente non è a questi livelli, grande fisico, ma non aveva la tecnica di questi portieri qua. Rui Patricio, adesso prima di dare un giudizio definitivo, aspettiamo insomma che si concluda la sua carriera. Per il momento è il portiere della Victorian Conference, che con due grandissime parate in finale sull'1-0 per la Roma ha congelato questo risultato, e quindi già questo è qualcosa che si porterà nel ricordo di Rui Patricio, che quando fra 20 anni, 30 anni rivedremo, rivedrete le immagini magari della conference, rivedrete due parate straordinarie del portiere portoghese, che non sta giocando in questo mondiale, credo che stia anche sbagliando l'allenatore del Portogallo. Oh, poi che è successo? La partita di ieri, più importante, è stata Argentina-Messico, naturalmente, che è una partita molto interessante da analizzare. Perché? Perché che cosa ci dice? Ci dice un'altra cosa del calcio, che l'allenatore è molto importante, ragazzi. Io ho l'impressione che Scaloni non ci abbia capito una mazza della rosa che ha a disposizione. Cioè lui ha firmato una delega in bianco, una cambiale in bianco a Di Maria, Messi, Lautaro. Per lui punta su questi tre giocatori. La squadra viene fatta giocare molto lunga, troppo lunga, ma soprattutto con un ritmo lentissimo, sono lentissimi, la manovra è talmente lenta che sembra quasi che l'Argentina giochi per lo 0-0. Male nel secondo tempo con l'Arabia, male nel primo tempo di ieri contro il Messico, che però è una squadra che ieri ha rinunciato troppo
alle ripartenze, cioè il Messico non ha mai tirato in porta, ragazzi, o quasi, quindi il Messico non può fare una partita solo difensiva. Ma l'Argentina, ragazzi, pure non ha mai tirato in porta ieri, eh. Alla fine è arrivato sto gol di Messi, molto, diciamo, lui è stato molto rapido a calciare dal limite. Vorrei vedere, ecco, per esempio, anche i giocatori della Roma ogni tanto calciare la palla in questo modo, cioè invece di cercare sempre l'incrocio dei pali, di fare i fenomeni, eccetera, no? Si colpisce la palla di collo, come se sempre colpita in questo gioco, si cerca di angolare il tiro, raso terra, e molto spesso, se sai tirare in porta, ti può andare bene. Invece noi non tiriamo mai così, noi tiriamo o tiriamo di piatto, non si capisce per quale motivo, da qualsiasi posizione, oppure tiriamo dei tiri sbilenchi che non si sa dove vanno. C'è qualche responsabilità di Ochoa? Ochoa mi è sembrato sorpreso dal tiro, nel senso non se l'aspettava, si aspettava un controllo da parte di Messi, che invece lui tira subito. Ci poteva arrivare, ma era molto angolato. Non mi sento di dare colpi a Ochoa, sinceramente. Poi c'è il secondo gol di Fernandes, ma contro un Messico che ormai deve per forza le cose, la partita sta finendo, si deve scoprire, quindi lascia un po' di spazio. Sono entrati dei giocatori nuovi, Alvarez, Fernandes segna questo bel gol con anche qui Ochoa. Qua sbaglia anche Ochoa perché è troppo fuori dai pali. Bellissimo il tiro, magari non l'avrebbe parato lo stesso. Lui è molto bravo, soprattutto nel dribbling, si libera molto bene con questo gioco di gambe del difensore. Poi il tiro un po' alla Del Piero, diciamo, ma non altrettanto angolato. Tiro d'interno destro, diciamo, a giro sul secondo palo. Però se vedete la posizione del potere messicano è troppo avanti. Io penso che se lui fosse rimasto nei pressi della linea di porta, forse avrebbe parato questa palla. La situazione dell'Argentina resta critica perché cioè qui il problema non è tanti punti in classifica, qua è il gioco che manca. Messi e Di Maria sono. Messi ha segnato due gol, per carità, ieri è stato il risultato determinante, però l'abbiamo visto anche esultare con grande trasporto, ma mai come Adani, che sembrava deve avere qualche antenato argentino, perché sapere che ha fatto un'esultanza che sta facendo parlare su tutti i social. Però l'ho visto proprio felice questa volta. Messi, che però non mi appare assolutamente nelle migliori condizioni fisiche, cioè io vedo proprio che a volte cammina in campo come se cercasse di risparmiarsi, e poi sta sempre a sbuffare, starnutisce, si soffia il naso, testa bassa, io non lo so che ci ha messo. Secondo me fisicamente non è a posto. Idem di Maria, che invece sapevamo che era arrivata al mondiale in condizioni non perfette, che è lontano parente del Di Maria che conosciamo. Ma qui sbaglia anche Scaloni, che non capisce assolutamente una cosa che credo che si sia vista molto bene, cioè che a questa squadra manca Dybala, cioè Dybala rispetto a questi giocatori ha altre caratteristiche, perché è uno che ha questo tiro, queste rasoiate, questi tiri improvvisi che possono veramente mettere in ginocchio le difese avversarie. È anche un uomo che fornisce degli assist improvvisi. È un uomo che può dare efficacia e imprevedibilità all'attacco argentino. Quindi per me è un mistero il fatto che Dybala non scenda in campo, soprattutto nella partita di ieri. Ho mandato un messaggio alla fine del primo tempo a un amico, ho scritto: se Scaloni non mette in campo Dybala nella ripresa, lo linciano. Poi invece è andata bene, ma guardate, ragazzi, che all'Argentina è andata molto bene ieri, perché il Messico, vi ripeto, ha fatto una partita troppo timida. Il tiro di Messi è uscito fuori proprio dal cilindro, cioè dall'uovo di Pasqua, proprio. In quel momento sembrava una partita segnata. L'errore di Tata Martino è stato quello di aspettarli, volerli aspettare, sperando in una ripartenza, che però non è arrivata perché evidentemente questo Messico in attacco non ha tutti questi fenomeni, e credo che anche questa cosa sarà pagata in termini di qualificazione. Quindi la prossima partita adesso è quindi c'è l'Argentina a 3 punti,
La Polonia a 4 punti, se non sbaglio, il Qatar a 3 e il Messico a 1 punto. Questa è la classifica. Quindi nelle ultime due partite c'è un Polonia-Argentina che è una finale praticamente. Chi vince va avanti, chi non vince va fuori. Questa è la storia, più o meno. E dall'altra parte c'è l'Arabia Saudita contro Messico, che se l'Arabia Saudita vince questa partita fa 6 punti e sicuramente si qualifica. La Polonia battendo l'Argentina, ma non sarà facile, andrebbe a 7. La Polonia è una squadra rognosa, perché in avanti c'ha Lewandowski, c'ha Milik, c'ha Zielinski, che è un ottimo giocatore, c'ha un gruppo c'ha soprattutto questo poi Szczęsny in porta, che è un grande portiere, che rispetto ai portieri delle altre nazionali giganteggia, è uno dei migliori portieri di questo mondiale, insieme a Alisson. Quindi Polonia-Argentina, ragazzi, tra l'altro l'Argentina adesso sta spendendo anche tante energie nervose, perché loro hanno affrontato questa prima partita che doveva essere una passeggiata, sono andati subito in vantaggio, mi hanno annullato 3 gol, hanno pensato fosse tutto facile, e poi si sono ritrovati a sprofondare in un incubo sportivo, cioè battuti dall'Arabia con la necessità praticamente di vincere sia col Messico che con la Polonia, perché di questo si tratta. Due squadre ostiche con un'Argentina che è ai minimi termini a livello proprio fisico, perché è una squadra che non c'è in questo momento, a centrocampo proprio non si vede niente. E vediamo De Paul che praticamente è il migliore, che arranca, che lotta, che sgomita, ma con questo atteggiamento così lento nel proporre la manovra, questa Argentina vi garantisco non va da nessuna parte. Finora le squadre che sono piaciute di più sono il Brasile, che ha chiaramente a livello tecnico qualcosa in più rispetto alle altre squadre. La Francia sta faticando, anche se ha vinto le sue due partite, perché la Francia, come sapete, ha comunque delle assenze pesanti. La Spagna ha fatto una grande impressione nel 7-0 contro la Costa Rica, ma non è giudicabile in quella partita, tuttavia, perché chiaramente l'avversario è troppo scarso. Tuttavia, insomma, è chiaro che anche in attacco loro hanno tante soluzioni e sicuramente faranno un mondiale molto importante. Alle 11, se non sbaglio, c'è questo Giappone-Costa Rica, che per gli amici del Sole Levante sarà una partita storica, perché il Giappone io penso che possa vincere con Costa Rica. E soprattutto col Costa Rica dimesso e lacunoso, vista l'opera con la Spagna, se il Giappone riesce a vincere questa partita va a 6 punti, quindi direi che matematicamente agli ottavi di finale, e per loro è un grande risultato. Sono contento, perché è una nazione che era veramente un terzo mondo del calcio. A un certo punto hanno tenacemente, con la tenacia, con la disciplina, con la mentalità, che l'impegno, che è una delle loro caratteristiche, hanno deciso di diventare una nazione dove si gioca bene a calcio. Ci hanno messo 20 anni, 30 anni, ci hanno messo un sacco di tempo, adesso si comincia effettivamente a vedere qualcosa di buono, di importante, e è chiaro che la vittoria contro la Germania, che tra l'altro è stata curiosamente un po' profetizzata da un episodio della famosa serie di cartoni Holly e Benji, dove c'è appunto una partita dove il Giappone va sotto con la Germania, poi rimonta e vince 2-1, che è una cosa incredibile, una coincidenza, è un caso, ma è clamoroso. Sapete che anche nel mondo dei Simpson, no, ci sono stati tanti fatti di cronaca che sarebbero stati in qualche modo curiosamente anticipati dai Simpson, tipo per esempio l'elezione a presidente degli Stati Uniti di Trump, che all'epoca era considerata una cosa impossibile, e altre cosette di questo tipo. Quindi in bocca al lupo anche al Giappone. E stasera la partita più interessante di questa giornata, veramente molto interessante, Spagna-Germania, con la Spagna che ha un match ball, cioè ha la possibilità di buttare fuori dal mondiale la quotatissima Germania, una squadra di grande blasone, che ai mondiali generalmente va sempre benissimo. Infatti c'è una battuta: una volta girava, i campionati del mondo sono una manifestazione, una competizione sportiva dove in finale arriva sempre la Germania, cioè girava questa battuta. Germania l'ho vista sinceramente col Giappone, anche lei molto timida,
probabilmente in una fase di transizione che devono inserirsi in nazionale nuovi giocatori. E io questa sera la vedo male con la Spagna, ragazzi. La vedo male, sarà una partita molto interessante perché loro daranno tutto, perché se perdono stasera sono fuori dal mondiale, sarebbe veramente clamoroso. Argentina e Germania ancora rischiano a questo punto l'eliminazione dal mondiale, che si è rivelato un mondiale bello, piacevole. Guardate che vedersi quattro partite in una giornata vuol dire che le partite sono interessanti, la gente se le sta vedendo un po' tutte, perché a parte qualcuna che magari c'è la Costa Rica o il Qatar di turno che insomma non stanno giocando tanto bene, però le altre partite sono tutte molto interessanti, equilibrate, alcune come avete visto sono finite, mi pare 4 o 5 sono finite 0-0 perché c'è equilibrio, ci sono nazionali che sono cresciute molto, per esempio la Corea del Sud anche. E quindi tutto questo sta decretando, a dispetto delle previsioni, un buon successo di questa edizione dei mondiali, al di là di tutte le faccende politiche, chiamiamole politiche, che poi alla fine a noi sportivi ci interessano poi fino a un certo punto. Ragazzi, grazie per l'attenzione e buon mondiale a tutti.